Organizzata anche dal comune di Roseto degli Abruzzi, la campagna di screening rivolta ai cittadini, ma solo se in possesso del Green Pass aggiornato alla seconda vaccinazione. Un'operazione fortemente voluta dall'amministrazione comunale, resa possibile grazie all'imponente macchina organizzativa messa in campo, composta da medici e volontari, e volta a rispondere alle tantissime richieste dei cittadini fortemente preoccupati dall'impennata dei contagi da Covid-19. 3.000 test messi a disposizione, un'occasione per eseguire un tampone di controllo in tempi rapidi e soprattutto utile a circoscrivere i contagi. Con la grande collaborazione di medici e infermieri, che ricordiamo sono tutti volontari, ad attivare 6 linee per i tamponi e cercare di smaltire tutti questi 3.000 tamponi nella mattinata. Ci sono un piccolo esercito di volontari, delle guide del Borsacchio, del Buon Vicinato, della Protezione Civile e della Croce Rossa. Ognuno con le sue capacità sta dando una mano. Siamo qui dalle 7 di questa mattina e sicuramente anche questa volta riusciremo a portare a termine questo compito, che serve sostanzialmente per dare serenità nella notte che ci sarà, nelle prossime festività, le persone che si vorranno ritrovare nel caldo della loro casa. Sono impiegati non meno di 50 volontari in questo momento, sono già purtroppo emersi i primi casi di positività, per fortuna sono in percentuale molto bassa, ovviamente con questi numeri dei casi positivi sono naturali. I cittadini hanno risposto perché? Perché hanno risposto all'appello dell'amministrazione di controllare. Non vogliamo che il virus circoli, sta già circolando, diciamo, a velocità pazzesche, e su questo ovviamente non abbiamo potere, ma abbiamo potere di monitorare e di mappare responsabilmente. Abbiamo deciso di circoscrivere a coloro che hanno prima e seconda dose perché sapevamo che sarebbe stata una grandissima richiesta. Dovevamo scegliere un target di coloro che non tamponandosi periodicamente sono più a rischio, ma neanche coloro che hanno la terza dose, che probabilmente il nuovo protocollo proteggerà o comunque tratterà in maniera differente. In contemporanea stiamo lavorando per ampliare l'offerta del drive di tamponi presso l'autoporto. In collaborazione con il dottor Gian Domenico Pinto abbiamo dato disponibilità per avere tutti i giorni, non più solo 2 giorni a settimana, ma lo comunicheremo nelle prossime ore. E oggi ho fatto un sopralluogo presso il Lido d'Abruzzo, dove già nei primi giorni del 2022, ma siamo in attesa di capire più che la disponibilità dei volontari del luogo, la disponibilità del numero dei vaccini già disponibili, di riaprire l'hub vaccinale. Insomma, lavorare su 3 fronti, ovviamente tranquillizzo i cittadini e tutti i rosetani, che si lavora su tanti altri temi, perché non vogliamo che si cristallizzi l'attenzione solo sull'emergenza sanitaria, perché poi Roseto è una città che deve andare avanti su tanti altri aspetti, sull'aspetto associativo, sull'aspetto del commercio. Approveremo il bilancio, ci saranno tante altre cose. Questo per voler dire che la vita deve andare avanti, prudenti, ma sempre con lo sguardo della prospettiva verso il futuro.